Siamo? Sì, eccolo qua. Buonasera, buon pomeriggio ad essere più precisi. Quindi riniziamo la settimana sempre insieme con la ginnastica posturale del lunedì pomeriggio e speriamo tutti di fra un mese di rivederci qua con doverose precauzioni, però sarebbe veramente molto molto bello. Come avete visto nella descrizione, oggi ho usato un po' un eufemismo molto teatrale. Forconi, che è un attore fiorentino che fa i film con Benigni, Ceccherini, Veraccioni. Quindi, tema del dibattito, l'equilibrio. Quindi oggi faremo un focus su l'equilibrio, che è una discriminante molto molto importante per quanto riguarda la postura, perché più il mio equilibrio sarà corretto e meno adattamenti posturali, vizi, compensi, piegature in avanti, piegature indietro, di lato, così il corpo non dovrà adattare. Partiamo sempre con una fase di attivazione iniziale e io vado a prendere il bastone e poi tenete anche vicino a voi la sedia. Eccolo qua. Quindi si parte con i piedi sul tappetino, vado a appoggiare il bastone sul petto e da qua inizio a fare delle leggerissime rotazioni verso destra e verso sinistra. E vado quindi butto bene fuori l'aria quando arrivo sia sul lato che sul lato. Bene, adesso da qua chiudo un po' la distanza e vado a spingere su e poi ritorno, quindi me la prendo comoda comoda. Salutato lo chef, il nostro chef che sta qua a cucinare un po' per tutti, a preparare i cibi anche per chi deve rimanere qua a pranzo, insomma la gente degli uffici, gli uffici ovviamente nostri erano quelli esterni, quindi chi lavora all'accettazione al nostro desk, i venditori che stanno sempre comunque lavorando per voi. Bene, stop, adesso mi metto leggermente con le gambe piegate così e vado a tirare fino all'altezza del petto, quindi lo sguardo è in avanti, però senza però andare a estremizzare la lordosi cervicale, quindi ad esempio io non guarderò qui davanti, ma guarderò un metro più avanti, e vado. Ora ci metto anche che quando tiro su, quando arrivo qua, vado in stazione retta e poi ritorno, quindi tiro e vado. Quindi all'inizio per provarlo, provatelo tipo a scatti come sto facendo io, poi dopo vi verrà più fluido, quindi così e rimuovo. Quindi non deve essere una C che vi piego tutto così, ma qualcosa di più armonico. Quindi tengo sempre bene qua, belli duri, il dorso e vado. Vado ancora avanti, faccio un altro e sto. E riparto con il primo che avevo fatto, ovvero che tengo il bastone qua sul petto e comincio a ruotare e adesso andrò su maggiori angoli, quindi li farò più ampi. E vado. Bene. Vado ancora.
stop, riunisco i piedi con piacimento e da qua vado a sparare su verso l'alto. Quindi di questo. E butto fuori in aria. E vado. Bene, vado ancora. Bene, e stop. Riparto come prima e vado adesso, però non ci sarà più questa trazionata qua, ma il bastone rimane sempre neutro, ovvero le mie braccia non vanno a cercare questo, quindi le braccia vedono il bastone lontano dalle mie tibie e vengo su. Quindi mollo piano piano. E vado, quindi qui dovete sentire che tutta la catena posteriore, quindi la schiena, il retrocoscia, i glutei, ma anche i polpacci, sentite che vi arriva un riflesso di resistenza che è correttissimo e vado. Ovviamente più scendo e sarà maggiore, ognuno a casa sceglie il suo livello di discesa, che però non deve essere questo, ma casomai piego un po' di più le gambe. Vedete voi come gestirvi meglio. Ancora. E ci metto l'ultimo. Ok, adesso, dato che ci siamo, partiamo subito con il nostro focus sull'equilibrio. Quindi partiremo da posizioni che riguardano l'appoggio monopodalico, quindi su piede solo, prima l'uno e poi l'altra, poi ci metteremo degli elementi di difficoltà, quindi le braccia su, il bastone in una certa maniera. E sarà una progressione di. Quindi, intanto per partire il bastone lo lasciamo qua vicino. Cosa importante adesso per fare l'esercizio sull'equilibrio? Uscire dal tappetino perché ci serve una struttura sotto bella solida, basta al pavimento. E anche mi raccomando, scalzi. Quindi, se anche a casa siete con le ciabatte, meglio di no, perché vi altera. Anche se sentite che ci si sta meglio. Però vi altera veramente la percezione, quindi andate qua e poi dopo, quando ritornerete sulle ciabatte, il guadagno resterà qua. Quindi intanto porto i piedi abbastanza vicini, vedete, c'entra quasi una mano, qua dove sono io, quindi qua in mezzo vi ci deve entrare quattro dita, quindi quasi una mano, e da qua intanto stacco una gamba. Partiamo con quella di destra, andrò a tenere la gamba ai 30 gradi, ovvero di questo, la gamba in appoggio rimane distesa, quindi attenzione a non andare in iperestensione, quindi come se voleste fare una sorta di parentesi, non è quello, e da qua le mani le tenete libere, potete tenere così, 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 che è la più stabile, scegliete voi il vostro grado di difficoltà, tanto lo farei due volte, quindi posso partire da questo, poi dopo vado così e poi lungo i fianchi. Quindi sentirete che anche questa gamba qua, che è sollevata, sta lavorando. E se ne avete di bisogno, ancoratevi con gli occhi a un punto fisso. Tipo io qui che sono in stanza 3, mi ancoro a un manubrio di una bike di spinning oppure al saccone della box, oppure anche ancora meglio ce l'ho a diritto una canossa di quella sopraelevata per la musica. Quindi se lo ritenete necessario. 3, 2, 1, stop. Riaggiusto tutto, quindi per non lasciare
un automatismo nel cervello, smuovetevi un po' come sto facendo io, perché rimane un po' quell'automatismo. A noi ci serve resettare. Semplice, semplice, costa poco, tac, mi smuovo. Una volta che sono ritornato nuovamente in posizione, sarà l'altra gamba ad andare su, quindi fisso bene il piede e tengo. Ed è per me anche difficoltoso perché vi devo guardare di qua, di solito tengo l'altro. Quindi già da qui, per i telespettatori a casa che sono calciatori, potete anche vedere se c'è una relazione tra la dominanza del piede o meno. Ovvero, ad esempio, nel caso mio, che questa correlazione torna, e ad esempio calcio di destro. E infatti, quando sono per calciare, appoggio solo sul sinistro. Vedete che io qua duro molta più fatica, di là ero molto più disinvolto a spiegare. Quindi, già potete vedere qual è il vostro caso. Ovviamente al 90% di solito la correlazione c'è, però esistono i casi limite, esistono le eccezioni. Intanto la tenete così. Stop. Di nuovo, come prima, mi rimuovo, vedete anch'io mi rimuovo qua. Vado, sì, ringrazio Leonardo, sì, forza Emi, ok. Vado, poi dopo Leonardo vedrai, riusciremo a organizzare un po' una bella biciclettata tutti insieme, anche io che sono il segno spin, ma ho la passione della bici, e riparto nuovamente con la destra, però adesso la porterò così, quindi come se fosse una sorta di marcia. Quindi qua cercate i 90 gradi, per me i 90 gradi sono questi, sono un pochino eccessivi. Starò un pelo più basso e tengo bene avanti, quindi posso andare su di questo, quindi braccia verso il fuori, mani sui fianchi, braccia libere. Se così vi è troppo facile, tac, butto le mani su verso l'alto, che vi andranno a destabilizzare maggiormente. Considerate che io rispetto a voi ho già un elemento in più di destabilizzazione perché sto parlando, e quindi già i movimenti del cervello che qua e della mia bocca sono un destabilizzatore. Considerate che potete provare a casa, è una cosa anche molto simpatica che potete fare anche con i vostri bimbi a casa. Gli chiedete ai vostri bambini di tenere le mani proprio sul vostro cranio, così. E se avete pazienza, che loro aspettano così, potrebbero sentire delle piccolissime vibrazioni, quello è proprio il vostro cervello che si sta smuovendo. È una cosa molto carina, che però già ai bambini riesce a far capire quando si dice spremi il cervello, ovvero che c'è un movimento. Bene, stop. Come prima, sempre risciolgo tutto, quindi resetto tutto. Okay. E vado con quell'altra gamba. Riprendo, vengo su e tengo. Vedete che anche qui per me mi serve sì ancorarmi a una cassa che c'è là in fondo, dove c'è il bin, se riesco bene sala 3, ma anche mi serve l'ausilio delle braccia. E vado. Quindi tengo bene e vado. Poi dopo, quando trovate una stabilità tenendo le mani così, potete andare a toglierla. Però vi aiuta molto fissare, perché per me è veramente dura mantenerlo quando io sto guardando qua e poi dopo guardo voi. E lì è la grossa difficoltà. Quindi quando vi trovate, che ne so, in una situazione in cui c'è da attraversare, che ne so, tanto scendete giù, stop, un tronco in mezzo ai boschi, tanto spera che in estate si possa andare almeno in montagna, al mare, così, e quindi che all'aperto ci sia una situazione come quella del 2020 che si riusciva a sostenere abbastanza bene, quindi quando avete un tronco davanti a voi
Non fissate il tronco, perché tanto i piedi sono belli attivi, sono un grandissimo adattatore, sono veramente intelligenti, quanto noi non lo sappiamo, però fissate un punto davanti a voi, quindi ad esempio la fine del tronco, quindi chiamiamola così la terraferma per intenderci. La consiglio, provate. Bene, adesso andiamo avanti e useremo il bastone. Quindi partiremo intanto a portare una gamba indietro, quindi sarà di questo e mantengo con lo sguardo avanti. Quindi qua dovete decidere 1. L'inclinazione del busto in avanti. Più mi inclino, più sarà difficile. E secondo, quanto distendere la gamba dietro. Quindi anche lì un grado di inclinazione. Quindi più si va verso il parallelo, considerate questo è il busto, questa è la gamba, e più sarà difficile. Tenendo più anche avanti il bastone, che ovviamente non è che vi aiuterà più di tanto, perché le mani non potete andare a ricercare un equilibrio maggiore. Sì, vi possono dare un aiuto da un punto di vista che la catena, tutto quello che facciamo rimane chiusa, quindi l'energia corre lungo il nostro corpo, se la tenessi aperta va via, però non mi posso poi riaggiustare e tengo. Quindi potete fissare il bastone con gli occhi e vado. Poi ovviamente potete cominciare da un'inclinazione più piccola e poi dopo andare in aumento, oppure dicevo, voglio rischiare e me la tengo così e vado. Ok? Stop. Come sempre, riaggiusto, resetto tutto come prima e riparto con quell'altra gamba. Vado. Vedete anche qui. Io ho sempre questo svantaggio, non a caso l'ho scelto come secondo, quindi queste sono sempre quelle situazioni che ho anche ripetuto durante questi mesi in cui il corpo sa già qual è la strategia più efficace ed efficiente. Tengo ancora. Tre, due, uno, stop. E poi ripartiremo. Quindi, come sempre, riaggiusto, risetto tutto. Quindi anch'io mi muovo un po' per la stanza, in modo tale che resetti completamente tutto. Considerate che se non avete spazio, c'è un punto ben preciso qua del cranio in cui vi battete lì. Però in telecamera si vede molto male. Ed è molto facile prendere il centimetro prima. Comunque considerate tipo si batte tipo qua, in cui c'è una sfera che è collegata a tanti organismi dentro che va a destabilizzare molto più velocemente. Quindi delle volte quando anch'io ho bisogno di guadagnare tempo vado tac tac così e si riparte. Quindi primo appoggio, quindi sinistra in appoggio e vado e ora vado acutizzare, anzi no, non acutizzare, ma ad aumentare l'escursione. E vado e tengo, quindi sguardo avanti, e vado, quindi lo sguardo avanti, più o meno io guardo qua, non è che guardo laggiù in fondo, perché se no mi distruggo il collo, e vado. 3, 2, 1, stop. Come già potrete sentire, queste sono anche delle pillole, dei piccoli stimoli anche relativi alla forza isometrica, cioè quella forza che rimane di intensità costante, però nell'aumento del tempo, nel trascorrere del tempo. Di nuovo si riparte quindi. Ben piantato il destro e vado.
Quindi tengo forte, fisso bene un punto del pavimento. E piano piano torno su. Ok, stop. Lascio qui un attimo il bastone. Vado sul tappetino e vado in flessione giù per riallungare un pochino tutto, sia le gambe che il tronco. E vado giù e rimango. Butto anche fuori il respiro. Piano piano torno su, quindi piego le gambe, metto le mani sopra il ginocchio e vengo su. Ok, adesso andremo sulla discriminante, quella peggiore, ovvero di andare a portare il bastone sopra la testa mantenendo sempre l'equilibrio. Come sempre, uscire fuori dal tappeto per avere una risposta più esatta, diciamo più precisa, più esatta, più precisa dal pavimento. Era bene un buon amico pavimento. Anche perché un altro nostro buon amico è la gravità, che se non ci fosse tante cose non potremmo risolvere, tipo ad esempio stare distesi su un pavimento, un letto così, se non ci fosse la gravità. A noi non è che ci garberebbe così tanto, perché la gravità quando siamo giù fa questa azione qua, quindi schiaccia. Quindi ad esempio fare un riallungamento muscolare su, in piscina, ad esempio in acqua, può comportare questo rischio che non è così efficace perché non c'è questa azione della gravità. Per fare un esempio, Poi se avete possibilità di andare sulla luna sarà ancora peggio, però beati voi. Che ci possiate andare. Ok, adesso sparo su verso l'alto e andrò a fare di questo, a tenere su questa gamba qua come prima, però con la gamba sollevata su e mantengo. Tengo ancora 3, 2, 1 e stop, torno giù. Come sempre, riaggiusto, rimollo e di nuovo riparto con l'altra. Poi, se vi affatica parecchio questa gamba qua, questo piede qui lo andate quasi ad incastrare qua, quindi nella parte interna del ginocchio, però attenzione a non spingere troppo, che poi dopo vi dà fastidio. E vado, quindi tengo su e vado anch'io. Devo stare attenta a non volare di sotto, volare per terra e vado. Ovviamente io non vi sto dando delle indicazioni per quanto riguarda la schiena, ci sarà chi la inarca di più, chi la inarca di meno. A noi oggi ci interessa il risultato, cioè che appoggio il piede che sta sollevato il meno possibile. Poi dopo potremo riaggiustare, tipo anche io potrei stare più avanti così, ma mi darebbe un pochino più fastidio sui piedi. Per farvi insieme. 3, 2, 1, stop e mollo tutto. Adesso il prossimo passaggio sarà che da qua lo mando indietro e poi ritorno su. Quindi sarà di questo. Di nuovo, quindi piede sinistro terra e vado un po' più qua e vado quindi da qua e vado indietro e vado su. Quindi ci metto questa componente dinamica che mi destabilizza ancora di più. Ovviamente questa oscillazione decidete voi quanto deve essere ampia.
vedete, anche se appena mi distraggo perdo subito. E cambio, quindi vado giù, di nuovo resetto tutto. E di nuovo si riparte, quindi sparo su e vado. Quindi attenzione a non perdere equilibrio. Mi ancoro sempre su un bel punto e vado. E vado. Metto altri due. Uno. E due, stop. Ok. Lascio bastone. Ritorno sul tappeto. Divarico le gambe. Vado. Lì e vado a toccare con le mani la caviglia e tengo. Mollo piano piano, mi sposto sull'altro lato. Rimango qui, quindi appoggio le mani sul tappeto. E torno piano piano così. Piego e ritorno su. Bene. Adesso l'ultimo passaggio del nostro focus sull'equilibrio è quello di togliere la discriminante della vista. Quindi considerate ci sono tre discriminanti, di cui una non la possiamo togliere, che sono, vengono chiamati esterocettori, quindi dei recettori esterni, superficiali, che sono quelli che sono a fior di pelle. Però quelli che possiamo togliere sono l'apparato vestibolare, che sta qui vicino all'orecchio, quindi già tappare le orecchie ci fregherebbe, ma la più semplice di tutti è quella di tenere gli occhi chiusi. Ne faremo solo una tipologia, poi dopo, nelle prossime volte, andremo anche sulle cose più difficili, il bastone così. Quindi adesso starò su un piede solo, lo andrò a tenere vicino, quindi questa parte qua interna del piede starà, diciamo, su questa zona qua interna, però questa gamba qua non deve spingere troppo verso in qua, perché sennò perdete l'equilibrio. Ci deve stare proprio attaccata, però non in pressione. E andrò a chiudere gli occhi quando vi darò il via io. Quindi vado in posizione, trovo e chiudo. Vedete, anche per me è molto difficoltoso e ho bisogno anche delle mani. Quindi qua è anche un ottimo lavoro, vedete, dal parlare che vi dicevo prima, ora si vede ancora di più. Quindi dal parlare, quindi appoggiare troppo, e quindi questo vi serve anche per ridare importanza a tutto quello che sta a contatto con il terreno, ovvero il piede, che è il più grande adattatore che noi possiamo avere. Quindi molto spesso lui si prende dei problemi che vengono da su, fino addirittura ad arrivare agli occhi. Però di solito il gold standard, diciamo, i casi più tipici, tanto voi rimanete con gli occhi chiusi, sono quelli che riguardano o un ginocchio, un bacino o addirittura la caviglia, che è la più vicina. Quindi molto spesso quei plantari
potrebbero essere, non è un caso fisso, però spesso mettere un plantare vi potrebbe comportare che i piedi cominciano a stare meglio, ma riemergono fuori delle cose che da anni non venivano fuori, tipo il mal di schiena, mal di denti, mal di testa, problemi al ginocchio, all'anca, cioè veramente ci possono essere tantissime cose che sono correlate ai piedi, proprio perché lui si adatta. Ora, con un plantare, peggio ancora se usate solo un plantare, quella è veramente la cosa peggiore, quindi dico a quel punto li mettetegli entrambi, che a volte succede, è successo che qualche qualcuno ne usa solo uno, nel caso lì piede fa, io non ho più possibilità di riadattarmi, bam, riesplode tutto di sopra. Ok, andiamo invece ora con l'altro, che già durava fatica così, figuriamoci con gli occhi chiusi, ma io non demordo e vado. Quindi prendo e vado. Quindi qua, nel vostro lato, che lo è per me questo, ma l'avrete anche voi a casa, che è il lato quello più scarso, non dominante, vedete quanto adesso gli occhi vi servono. E vado. Attenzione. Vi aggiusto. E vado. 3, 2, 1. Stop. Quindi questo era per farvi vedere quanto incide la vista e tutte le nostre concorrenti. Ovviamente non potremo farlo tappandoci gli orecchi così, mi servirebbero delle cuffie, però se volete levarvi lo sfizio, fatelo pure a casa. Quindi abbiamo chiuso questo focus per quanto riguardava l'equilibrio e adesso andremo a fare delle esercitazioni a terra che partiremo con circa un quarto d'ora di esercizi che riguardano l'arto inferiore e l'addome. E poi, piano piano, verso la fine della lezione, andremo a riallungare tutto quello che abbiamo usato in maniera dinamica. Metto la sedia qua, mi siedo giù e metto i piedi qua sopra. E intanto prendo e mi distendo. E vi gustate questo minuto di, chiamiamo così, di pausa, quindi buttate pure le braccia come volete, se ne sentite il bisogno anche così, va bene uguale, e mantengo. Poi se volete tirare anche un po' di sospiro, di sollievo, andate pure. E vi ricordo che se allungate le braccia dietro così, vi sentirete tanto un allungamento che passa qua sotto l'ascella, ma anche che vi arriva sulla zona lombare. Ok, siamo pronti per ripartire, quindi mani dietro la testa e da qua partirò con gli addominali, quelli semplici, semplici, ovvero che prendo, stacco e vado dritto, quindi questo. Però devo riaggiustare i piedi, ovvero che devo avere quest'angolo qua ai 90 gradi, quindi non come li avevo prima così, so che sarebbe molto bello, comodo, però rischiate di fare peggio alla schiena. Invece chiudo bene la lombare, il muscolo psoas lo tengo lì fermo, tengo neutro. E riparto. Ne faremo intanto 15 per partire e vi conterò ogni 5. 3, 2, 1 e si parte. Andiamo a 5. Andiamo a 10. 1, 2, 3, 4 e infine 5 stop.
Eri a lungo. Adesso invece andremo ai 20 e quindi vi conterò l'intermezzo a 10. Vediamo sempre, riaggiusto le gambe e vado. Siamo a 10. E infine 20 stopperi a lungo. Quindi, come avete visto, io non andavo a cercare subito il massimo, mi staccavo una cosa giusta, anche perché ne faremo abbastanza, arriveremo in fondo a farne. Ora siamo a 35, arriveremo fino ai 60, quindi adesso ripartiremo con 25, quindi vi dirò 10, 20 e poi gli ultimi 5. Quindi questa è una posizione, va benissimo anche se ci fossero delle ernie, si può andare, quindi per gli addominali, per persone che hanno delle ernie, evitare il più possibile di andare a fare quelle esercitazioni in cui c'è le gambe distese, ovviamente da in piedi, tipo ad esempio il sit-up, quello che si è completamente distesi, si sale così e si portano anche le gambe verso le mani, quello estremamente da evitare. E anche quello viene chiamato gli addominali inversi, ovvero che si parte dalle gambe qua, che sono sopra la testa, e si mandano verso il pavimento. Quello evitare assolutamente. Bene, ci siamo per i 25. Abbiamo già passato i 10, siamo a 12. Siamo a 20. 1, 2, 3, 4 e 5 stop. Ok. Riallungo, mi tengo. Adesso invece andremo per l'arto inferiore, quindi spostiamo la sedia. Metterò i talloni qua appoggiati sul tettino e da qua andrò a fare l'esercizio del ponte e lo andrò a fare in maniera dinamica, quindi salgo su e poi rimollo giù. Mi terrò così perché mi manca il tappetino, però voi fatelo tenendo il collo appoggiato e casomai metteteci un cuscino. E si parte intanto con i primi 10. Sei, sette, otto, nove e infine 10 e riallungo tutto. Ok, bene.
adesso porteremo le braccia sollevate così e vado sempre 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10. Stop. Adesso faremo altre due serie, ma le faremo entrambe da 20. Quindi raddoppierà la cosa. Aspettiamo. 3, 2, 1 e riparto ai 20. 1. Andiamo a 5. 10, 15, manca 5, 1, 2, 3, 4 e infine 5, stop, riallungo tutto. Di nuovo si riparte e vado. Siamo a 15, 25, 1, 2, 3, 4 e 5, stop. E piano piano mi tiro su, lo posso fare anche così, ok, e vado in quadrupedia, ovvero gattone. E da qua vado intanto a sedermi sui talloni, mango così, metto le mani avanti e tengo. Adesso andiamo veramente in quadrupedia e andremo a mandare indietro, quindi iperestendere la colonna e poi a chiudere, poi iperestendo, quindi proprio in maniera dinamica, così, e vado. Sì, sono sempre io, anche se ho cappuccio. Vado adesso in questa posizione qua. Mani qua dietro e tengo. Anche così e vado. Cambio. Di nuovo, mano qua e vado.
Quindi apro bene il petto, ben sul soffitto. Tengo. Rilascio andare. Di nuovo mi risiedo qua e mando su. E lascio andare. Adesso faremo degli esercizi di stretching a terra e poi dopo concluderemo con una parte di stretching per l'arto superiore, ma userò io la spalliera, poi vi dirò a casa se non avete dei mobili o delle porte riuscite a farlo. Quindi, il primo è di quello che viene chiamato dell'ostacolista, ovvero che questa gamba qua cerco di tenerla il più possibile a 90 gradi, questa qua se vi dà fastidio chiudete un po', e questa la tenete qua. In ogni caso sto sentendo che qua il mio sacroiliaco non è così felicissimo, quindi mollo un po' così e poi la vado a rimettere e vado anche a girare sul lato opposto, quindi vado a ottenere questo. Quindi mi giro, quindi questa gamba che cerca i 90 gradi, un pochino più chiusa, questa distesa davanti a me e girerò il busto verso sinistra. Poi ovviamente più vi abbassate e più sarà forte la azione e vado a mantenere. Quindi questa ora la porto un po' più indietro che me lo permette. E vado. Poi se voglio ancora aumentare, invece che andare sulle mani, andrò sui gomiti. Però io ne appoggio solo uno, l'altro non arriva. Dovrei andare così, ma forse lei è un pochino troppo. Però piano piano poi dopo comincio a mollare. E stop. E vado a fare cambio. Vado da qua, prima intanto mi aggiusto un po' e poi vado a girare proprio così. Mi posso anche appoggiare e vado. Io andrò così perché mi torna un pochino meglio. Bene, e piano piano riaggiusto. E adesso vado in flessione anteriore e cercherò di aggrapparmi alle caviglie, tibie, quello che posso. Una cosa importante senza tirare su le gambe, quindi per me questa qui la riesco a sostenere. Piano piano mollo e adesso torno su in piedi per concludere il lavoro. Ok. Anzi, prima di metterlo a posto perché sennò rischio che mi venga addosso. Da qui, se avete una spalliera eccezionale, però usate le porte proprio dove si chiude, no? Proprio quella copertura, no? Che c'è lungo il muro qua, prendete così e andate ad allungare. Questo è l'ideale, farlo con la porta, se no usate un mobile dietro, però andate a mettere la mano per così e non che tiene per così. Però tanto
una porta ce l'avrete tutte, quindi andate proprio lì vicino ai cardini, insomma, lì vedete c'è cioè quella parte lì. E vado a tenere quindi se volessi aumentare l'intensità faccio un passo verso qua e sento che aumenta e poi ovviamente potete portare la mano sempre più su. Tipo ad esempio io sento che qua mi arriva parecchio. Se la volete sentire veramente forte forte andrete paralleli alla parete, ovvero ve lo simulo, considerate che questa striscia qua sia il muro. Vado così e vado praticamente a mettere la spalla attaccata, quindi questa zona qua, alla parete. Però la cosa importante sarà quella di mantenere anche i piedi praticamente quasi serrati così che guardano. Però non dovrete guardare verso il basso, ma verso in avanti. Quindi sono tutti degli adattamenti per spingere un pochino di più, quindi per mettere un pochino più in crisi il sistema corpo, quindi se già non lo sentite un granché a stare così, neanche andare oltre così, andate al muro e lì vedrete che qualcosa arriva di sicuro. Io vado qua e poi ovviamente non deve essere neanche tanto che sì, sto talmente in là che poi dopo perdo di vista la rotazione del tronco perché un minimo ci sta, però se sto così ovviamente è come se fossi dritto. Quindi sempre mantenere questa cosa qua, quindi potreste controspingere adesso con questo lato così e venire fuori e sentite che arriva tanto tanto di più. Quindi con questa mano di sinistra cercare l'altro lato. Sentirete che arriva ancora di più. Ok, e piano piano mollo. Poi vado a portare dietro così, quindi spingo qua, attenzione con il collo, quindi a non finire che poi state così, e tengo. Mollo così e faccio cambio. Lascio andare, riallungo anche le braccia così, tenendo. Puntate e tengo. Faccio cambio. E lascio andare. Adesso per concludere prendo e vado in flessione anteriore, quindi piano piano scendo e lascio andare. Unisco i piedi e vado. Piano piano, torno su, mani sui fianchi e vado a staccare i talloni. Questo è un esercizio molto utile, soprattutto per il ritorno penoso, quindi anche se sia dal lavoro, in ufficio, così, ma anche per assurdo nel mezzo di strada state aspettando il semaforo, potreste fare un po' di questo, che non è male.
Ne faccio 5 e poi ci salutiamo. Quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Ok, eccoci qua. Quindi, come avete visto, quante cose si possono riadattare e quanto è fondamentale la vista per quanto riguarda l'equilibrio. Quindi non vi impaurite se il vostro equilibrio peggiorasse da un giorno all'altro perché è cambiato tutto questo qua che c'è nella vista, non è che c'è qualcosa di gravissimo, di malattia, no, è solo che il corpo si deve un attimo riadattare e dire: prima ricevevo l'80% d'aiuto, adesso il 77-75% devo riaggiustare, poi dopo vedrete che ritornerà nella maggior parte dei casi vicino a quello che c'era prima, oppure sarà solo un minimo dislivello rispetto a prima. Poi, come sempre, esistono i casi eccezionali che boh, succede qualcosa di assurdo e perdete praticamente tanti tanti punti percentuali di quello che era il vostro equilibrio prima. Lì affidatevi a dei professionisti, posturologo, come lo faccio anch'io, medici, oculisti, insomma, potrebbero essere tantissime caratteristiche che hanno portato a questo. Bene, io vi ringrazio, insomma, chi c'è stato, e vi auguro buona serata, buon pomeriggio o buongiorno a seconda di chi ci seguirà in differita, all'ora che preferisce, e vi do appuntamento a mercoledì mattina con la ginnastica dolce, come sempre attivo il nostro servizio di donazioni. Ciao a tutti!